Ciao, io sono Mevd ed oggi vorremmo parlarvi della pericolosità del fumo. Oh, sono Riccardo e come avevo già detto a Mevd, parleremo del fumo e delle sue sostanze nocive. Ciao, sono David ed io sono quello che vi parlerà delle sostanze nocive presenti nel fumo. In realtà è presente anche Kevin, che però è quello che aiuterà me a montare questa animazione. Invece io e Riccardo vi parleremo di un fumatore che fuma ormai quasi ogni giorno da ormai 2 anni. Ciao, mi chiamo Ciruzzo, fumo da ormai 2 anni e non sto affatto male. Ciruzzo, non puoi negarlo, si capisce che... Scusa. Hai visto? Per colpa del fumo tossirai in continuo. Smettila che sono un po' di tosse. Dicevo, si capisce che il fumo ti ha fatto male. Lo si può notare dalle occhiaie e dalla tosse causata dal malfunzionamento dei polmoni. Ora passo la parola a Riccardo. Grazie, Mad. Ora esaminiamo il corpo di Ciruzzo più da vicino. Mi farà male, vero? No, non ti farai alcun male. È sicuro al 110%. Ok, se lo dici tu allora mi fido. Quella a sinistra è il polmone di Ciruzzo 2 anni fa, mentre quella a destra è il polmone di Ciruzzo ora. Ai polmoni è avvenuta questa trasformazione per colpa di alcune sostanze nocive presenti nel fumo, le quali ci dirà adesso David. Cadmio, monossido di carbonio, acido stearico, toluene, nicotina, ammoniaca, acido acetico, butano, metano, arsenico, metanolo e vernice. Speriamo che grazie a questo video capiate che fumare è sbagliato, che fumando non solo fate male a voi stessi, ma fate male anche a amici o addirittura parenti. Thank you.